L'avevo detto? Firma. Oh, bello il pisello all'aria. E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Nella scorsa missione non so cosa sia successo, lo state vedendo nelle immagini, perché è un po' che non registro e quindi mi sono completamente dimenticato cosa sia successo nella scorsa missione, perdonatemi. Comunque non importa, noi siamo qui oggi con Johnny Klebitz per andare da Thomas Stubbs per la missione numero 8, che sarà Politics. E dato il nome ci sarà sicuramente della robetta interessante. Intanto like al video, iscrizione al canale, noi passiamo direttamente a Liberty City. Ok, eccoci qui e abbiamo il contattino, il numero di Elisabetta Torres. Non per farci cose sconce, perché non è la tipa, ecco. Che cazzo sono uscito? Ok, dobbiamo andare da Thomas Stubbs. Gara, armi. Interessante. Ok, perfetto. Ok, ragazzi, io le cose proprio le chiamo. Buono, lì. Sorry, but I need this. I'm going to Columbus Avenue. Here we are. Scusate, cercavo il mio pennarello. Middle Park. Eh sì. No, non è Middle Park. Invece sì, è Middle Park. Bullshit. Che vuole Elisabetta Torres? It was good to see you, Johnny. Yeah, only problem was your friend, the UC. He nearly blew my ass off. How's your fancy European friend working out? Okay. Seems like maybe he's the only guy in the city not working for the state. Him and the lost MC. Me and the brothers are tight. I hope so, for your sake, Johnny, you know. See you soon, baby, huh? Perfetto, praticamente abita vicino a casa di Bernie Crane. Comunque Politics, come annunciato nell'intro. Do you have an appointment? No. I thought I'd inquire about a membership. Excuse me. Yeah. Under this ravaged, drug-addled exterior lies the heart of a reactionary prick. So I thought I'd fit right in here. I think you should leave, sir, before I call the police. I think you should leave, sir, before I... Dude, it is the 21st century. Let me tell you something. You got a job wiping rich pricks' asses, and for some reason you seem a little pleased with yourself. Will you leave? Trust me, man, nothing would please me more. But I'm supposed to see Tom Stubbs. Well, he said to meet him here. Oh, Mr. Stubbs, sir. Okay, you only had to say so, sir. Follow me, will you? Mr. Stubbs is in the day spa, receiving some back work. Right you are. Sto qua inglese. Per forza. Happy ending! 10 euro! Mr. Stubbs! Bullshit! Thank you, Levis. Thank you. So, vai, fuori dal cazzo! Chi ti vuole? Oh yeah. We're old buddies. Love the old boy now. Yeah, I can imagine. So, what is it that you want? Could you excuse us, sugar? Okay, sure. And thank you. Best massage I ever had that didn't involve a happy ending or a poignant sense of guilt. L'avevo detto. See you tomorrow. Oh, bello il pisello all'aria. How do you do? Well, now that you mention it. Queasy. Don't be pathetic. No secrets here, pal. Now listen, I'm in a bit of a box. Well, I think they can fix that with surgery these days. Can we stop with the jokes? Grossman tells me you're reliant. Grossman? This guy's an asshole. Look, I'm not going to insult your intelligence by pretending to be a good guy. I'm a politician. I'm a cynic. I'm very needy. I need people to like me. I need people to like me so that they elect me. I need people to elect me so that I feel marginally less bad about myself when I stare into the mirror.
That being said, I try to do a good deed here and there. Democracy's a beautiful thing. Personally, I prefer a benign dictatorship without the pretense of choice. But let's leave the political discussion, shall we? Yes, let's. Unfortunately, an awful man has ensured that my chance of being re-elected is pretty much zero. Why? Blackmail? Not exactly. I need his money, and he hasn't died. What? You want me to kill your father? No, that's disgusting. How could you suggest such a thing? My father died years ago, thank God. No, my uncle. Deciditi chi è morto. Controls the family trust. That's heavy, man. So is being arrested for drug running and spending the next 30 years in prison. You and your little gang, I mean. I see. You make a wonderful politician. I know. Now, you've got to get the old goat today. Make it spectacular. Make it appear as though it's a terrorist act. That'll do wonders for my campaign in all sorts of ways. Leavis will give you a package on the way out. Right. Owen, Klebitz! Bello! Così da davanti! But I look out for those who help. Blackmailer with... Beh, fatto malissimo, eh! Ora, non è che ne sia un grande intenditore, però... Sembra che tipo le pelvi si mangino coglioni. Però ok, speriamo non me lo censurino enorme di YouTube. A parte fatto così male, non l'hanno censurato a sgarbi. Non penso che censurino me. Ma non si sa mai. Direzione Broker. La cabina via, vero? Mai usata. Mai proprio. Oh, incredibile. Mai usata. Grazie, me lo dici così, senza neanche tipo farmi fare una missione dove mi tocca andarci. Grazie, grazie. Insensibile di merda sto gioco. Messaggi, leggiamo i messaggi a 100.000 all'ora sulla moto, vai. Ok, very interesting, grazie. Ok, siamo in zona Francis International Airport, esattamente così. L'aereo sta attirando, trova modo per eliminare il bersaglio. Cazzo duro. Dammi. C'ho il lanciarazzi, vero? No, non c'ho lanciarazzi. Where are you? No way. Dammi la macchina. No, vabbè, usciva. Potevo evitarmi tutta sta merda. Cazzo, puoi arrivare a 6 stelle. Sono anche senza vita. Sono un coglione.
E se non la passerò sarà tutta colpa mia. Cazzo, può arrivare a 6 stelle. Ora vabbè. Le stelle sono coperte dalla facecam, pazienza. Ok, vai. A posto. Non è morto? Ok, grazie. Siamo diminuiti a 2 stelle, perfetto. Elicottero non dovrebbe più essere tra coglioni. Esatto, vattene. Ah, oh, pattuglia di 3 macchine. Maremma cignala. Ok, vicoletti. Minchia, non c'ho vita proprio. Devo assolutamente andare a fare il pieno dopo. Manda giù, va. Dai, per 2 stelle non serve che mi facciate tutte ste pippe qui, eh. Mi gira di qua. Ma devo sempre leggere su cosa salva, perché si sa mai che sorpresina ti aspetta. Magari ti salvi una storia, ti salva sull'altra. Si sa mai. Comunque, missione andata a compimento. Okay, molto, molto bene. Sadly, Stubbs, I'm not gonna be able to disappoint you. Your uncle is no longer with us. For my conscience's sake, I hope your lack of humanity is a genetic quality. He was a man of the people, a philanthropist, a pompous windbag, and an occasional catamite. Typical stuff, you might say. Sleep easy and drop into the club sometime soon. Ok, devo assolutamente andare a riposare per riprendere vita perché sono messo malissimo. Sit back and enjoy the ride. Comunque la prossima, pure quella, sarà per il signor Stubbs. Dopo che ovviamente stacco e salvo. È cattiva sta musica, oh. Che vogliono. John, I need some help. I ain't got a handout for you. Sorry. A handout ain't gonna fix it, Johnny boy. I'm into something bad. I need a knight in shining armor to take me away from this mess. They're gonna kill me. Or worse. Jesus, Ash. Where are you? Some project on Wardite. Come quick, baby. I'll try. Vai da Ashley. Ok. Lo faremo la prossima missione. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla missione numero 9, che doveva essere off-road con Thomas Stubbs, ma data la chiamata di Ashley proprio in zona Cesarini, dovremmo anticipare Coming Down, che sarebbe stata la numero 10. Quindi ragazzi, ripeto, vi invito a lasciare tutte le cosine varie sotto questo video e sotto il mio canale, e a vederci la prossima volta. Date tutto, un bacione.